Bene, veniamo ora a un argomento molto pregnante e molto importante in Mindtest, ma anche in Minecraft. L'abbiamo visto anche in Minecraft ed è Word Edit. Allora, Word Edit, Mindtest, GitHub. Ormai avete saputo, sapete che andiamo a prendere tutto da qui. Lo trovate sotto GitHub al solito, quindi che è il sito ufficiale in cui si trovano tutte i software più o meno di qualità, releases in questo caso, e prendiamoci la versione latest releases, questa che è stata fatta il 12 settembre 2017. Quindi questa vuole come minimo Mindtest 0415. Lo clicchiamo e abbiamo lo scarico. Abbiamo lo scarico qua. Source code. Quindi source code. Scarichiamo questa versione che è uno zip. Questa versione la apriamo e dentro vediamo che c'è una mod, questa Mindtest World Edit 1.2. Se doppio clicchiamo vediamo che è un mod pack, che vuol dire che sta dentro le mod. Quindi questa la andiamo a mettere sotto le mod e dovrebbe esserci Word Edit, questo vedete. Io l'ho già fatto e gli ho cambiato nome, quindi Word Edit, vediamo un po' se c'è la versione, non c'è, ma dovrebbe andare bene questa. Quindi questa è la nostra mod, o meglio ancora, diciamo una mod pack. Okay. Una volta che avete fatto questo mestiere, potete andare dentro il vostro mondo e dentro il vostro mondo facciamo, torniamo al menu, vedo 3D, configura, e qui oltre alle altre mod che avete, vi trovate anche le mod pack. Mod pack c'hanno il più, le clicchiamo, abilita mod pack, salva. Verificate che l'abbia fatto diventare verde, perché se ci sono dei problemi non rimane verde, ho verificato, e a questo punto potete fare play game. Bene. Ora, una volta che siete entrati nel mondo con la Word Edit abilitata, vedete che apparentemente non cambia niente. In realtà, se tutto è andato bene, andando in i, dovreste trovare, voi ci dite Word, sì, Word, c'è sostanzialmente un elemento interessante che è la bacchetta Word Edit Wand Tool. Quindi prendiamoci questa bacchetta e cominciamo a lavorarci sopra. La bacchetta in realtà serve per specificare delle zone, quindi facciamo così. Prendiamo, allora, tutto WorldAid si basa sulla possibilità di definire delle aree. Ora, le aree sono definite normalmente con un cubo di partenza, che viene messo in un posto, qua, e poi mettete in un altro posto e mettete un cubo, uno o più cubo, K. Ecco. Questo, diciamo, soprattutto all'inizio sarà il vostro sistema. Quindi diciamo che voi volete definire un'area compresa fra questi due piloni. Ora però dobbiamo dirglielo a Word Edit che questa è l'area che vogliamo considerare. Quindi prendiamo la bacchetta e clicchiamo col tasto sinistro sul primo. E poi andiamo sul primo elemento e poi andiamo in diagonale lungo il cuboide lo chiama, andiamo sull'estremità opposta e premiamo il tasto destro mentre abbiamo la bacchetta in mano. Come vedete abbiamo una gabbia a scacchi e questa gabbia a scacchi diventa interessante perché è il luogo dove noi adesso andiamo a fare delle operazioni. Quindi che operazioni si possono fare sulla gabbia? Per esempio, si può impostare il contenuto il suo contenuto a un certo valore. Per esempio, vogliamo metterci dentro questa gabbia, riempirla tutta,
con un certo componente. Benissimo, facciamo barra barra, facciamo 7, tutti i comandi di Word Edit iniziano con doppia barra, barra barra 7, e diciamo che gli mettiamo dentro wood, che vuol dire legno. Ecco, vedete che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una sorta di muro pieno, se ne facciamo H, no clip, entriamo dentro e qui in realtà non vediamo niente perché è tutto pieno di legno. Bene, ora si può fare anche tutta una serie di altre cose, ma ad esempio una cosa interessante che si può fare è quella di cambiare la gabbia. Cambiamo la gabbia, cosa vuol dire? Estendiamo la gabbia verso l'alto, quindi possiamo dire slash slash expand y, che è l'alto, 1. Ecco, vedete che la gabbia è diventata più alta di 1. Oppure potete fare, se non vado errato, contract y 1 e quindi expand e contract fanno ampliare o restringere. Se vogliamo espandere lungo expand x, la x, per sapere qual è la x, almeno quando ero in Minecraft premevo sempre F9. Ok, e qui. Ah, vabbè, ma magari mi sta dicendo, me lo dice qua, nel senso che se sto guardando verso meno x, vedete che in alto mi dice, sto guardando meno z, quindi mi aspetterei che di qua sto guardando verso più z, verso nord, quindi lo z è fondamentalmente il nord, quindi se gli diciamo z, quindi se facciamo expand z1, mi aspetterei che me lo espanda verso di me. Esatto. Quindi questo è l'idea. Tanto z sarebbe il nord dove punta la mappa. Ok, e quindi qui possiamo fare ancora slash slash set wood. Mi riempie questo. Se voglio ripulire, posso fare semplicemente set air. Air mi ripulisce questo elemento di tutte le sue cose. Ora, c'è da dire che se non mi voglio ricordare tutti i comandi di Word Edit, posso avere quella che si chiama la modalità, diciamo, questa, che è stata aggiunta, la modalità GUI, Word Edit GUI. Nella modalità GUI è possibile fare un sacco di cose. Adesso, in questo video vi farò vedere solo pochissime cose. In particolare vedremo che è possibile, per esempio qui si può fare il set nodes, quello che abbiamo fatto, e qui abbiamo la possibilità di fare anche una ricerca di nodi, quindi ad esempio se qui diciamo blu, ci fa vedere che c'è il nodo blu, faccio bl, ah no, vabbè, ce ne cerca uno, comunque ci fa vedere se questo ci va bene. Se avessimo dei dubbi su quale nodo mettere, eventualmente lo cerchiamo con un sistema, comunque ad esempio wood, ecco. Diamo i wood search, questo è il wood, se vogliamo riempirlo di iron, non lo sa, iron neanche, stair, ce l'è stair, ma supponiamo di fare questo così lo riempie completamente di scale. Quindi questo è uno degli esempi in cui la GUI arriva e ci può essere d'aiuto, ma altri esempi notevoli sono le
la costruzione di cuboidi vuoti oppure di piramidi o di sfere. Questa è una cosa interessantissima. Per farlo dobbiamo prima di tutto nascondere la nostra, quindi facciamo slash unset, non è unset, reset. Ok, reset ci toglie l'impostazione. Allora andiamo in un posto, togliamo il noclip, togliamo il volo e in questo posto ci selezioniamo uno. Ecco, magari facciamo un pochino più alto. Volevo questo. Ecco, selezioniamo con la wand questo. Okay. Allora adesso possiamo costruire attorno a questo oggetto un cuboide. In questo caso potrebbe essere per dire una casa. Andiamo nell'inventario e noi abbiamo da qualche parte, se lo troviamo, piramide, cilindro, sfera, protette. L'avevo trovato l'altra volta. Copy, move, questo è interessante. Vabbè, cominciamo con la sfera. Facciamo una sfera. Ecco, la sfera ci dice come dobbiamo costruire la sfera. Gli diciamo di farla con magari di vetro, glass, questo. E poi di caraggio la facciamo 5. A questo punto possiamo fare o una sfera completa, oppure molto più interessante, una sfera bucata, o ancora meglio, una cupola. La cupola direi che è molto più interessante, perché se facciamo hollow dome, cupola, vedete che lui ci costruisce tutto attorno a noi quello che ci interessava. H, no clip enable. Interessante. No clip si fa per dire. Ah, bisogna essere in modalità cosa. Ok, se andiamo a vedere questa sfera dall'alto, vedete che ha costruito un oggetto che se noi l'avessimo dovuto costruire a mano sarebbe stata un po' faticosa. Ora, uno si domanda, ma se io questa sfera ho sbagliato e la voglio cambiare, basta rifare la sfera, ma per esempio con Air Hollow Dome, e così rimpiazza tutto ciò che ho messo con aria, cioè la cancella. Questo è molto interessante. Andiamo a vedere se possiamo fare qualcos'altro. Quindi sfere l'abbiamo visto, cilindri, possiamo provare a fare un cilindro. Anche qua possiamo fare un cilindro di legno, wood, lunghezza 10, e qui ci chiede in che direzione, perché probabilmente il cilindro può essere tipo tunnel e noi lo possiamo fare look direction. Look direction vuol dire dove stiamo guardando, eh? Quindi per dire noi vogliamo fare un cilindro verso quella direzione lì, quindi guardiamo in là. Notate che parte sempre dalla postazione 1, quindi length 10, quindi 10 l'occhio profondo e 5 di raggio. E facciamo hollow cylinder. Forse dovevo mettergli non aria ma wood. Hollow cylinder, e come vedete lui ha fatto un cilindro. Questo serve, è molto utile per fare delle caverne all'interno di montagne. Come vedete ci permette di costruire anche questa cosa qua. Se vogliamo cancellarla, abbiamo visto il trucco Air Hollow Cylinder e ce lo cancella. Altra cosa interessante, quindi tornando nella nostra. Ok, abbiamo visto il cylinder, ci abbiamo piramide, proviamo la piramide, quindi la piramide la facciamo wood. La direzione direi che la facciamo lungo la Y, cioè in alto, di 10,
Diciamo di 20, forse è più bella. La facciamo sempre così. Ah, ecco, ci dice che sono 11.207 nodi. Diciamo barra barra yes per confermare. Effettivamente abbiamo fatto una piramide enorme. Vedete, abbiamo fatto questa piramide qua. Avessimo dovuto costruirla a mano, non avremmo potuto. Per farla undo di questo, gli mettiamo air hollow slash y. Ok, in realtà ci ha distrutto i posti in cui stava muovendosi, ma va bene così. I, proviamo a vedere se c'è qualcos'altro. Torna indietro, una volta non ce la fa. I, back. Questo è un baco. L'ho dovuto premere un po' di volte, quindi abbiamo visto sfere, cilindro, piramide. Proviamo ancora la spirale. La spirale è simile a questa, però facciamo di wood. Non so neanche bene cosa faccia questo. Side length 20, height, wall spacing. Boh. Facciamogliela fare. Vediamo cosa ha costruito. Direi che ha costruito una sorta di labirinto spiraliforme. Eccolo lì. Quindi uno, se vuole costruire dei labirinti, ha la possibilità di usare anche questa tecnica. Al solito facciamo i, facciamo back. Spirale, facciamo air, air, vi ho detto, e poi spiral, così la cancello. Perfetto. Quindi abbiamo visto anche questo. Ora facciamo un altro paio di usi abbastanza interessanti. Cioè, supponiamo di aver costruito un nostro oggetto. Cioè dire adesso faccio semplicemente una sorta di sviluppo di un ipercubo, no? Giusto per riconoscere una forma caratteristica. Sviluppo di un ipercubo, in quanto, che è una croce fondamentalmente. Ok, ora supponiamo di voler prendere questa croce e di volerla caricare su internet, dire a un'altra persona: uè, ho fatto questo oggetto, metti che sia fatto con 2000 cubi, ti piace, non ti piace? Allora, la cosa interessante è quella di mettere in una regione, quindi prendiamo la bacchetta magica, questa, facciamo uno, eccolo, in realtà volevo puntare su un... Allora, facciamo così, gli mettiamo, prendiamo, anzi, c'è anche un'altra possibilità, cioè posso andare a piedi. No, click disable, ok. Vado nel punto iniziale che è questo, no? E poi vado nella GUI, back, e qui c'è la possibilità di fare get set region, credo sia questo, e dire dunque, choose position, diciamo position 1 here. Ok, quindi vedete che mi sono messo in un posto e gli ho detto: guarda, questo posto dove sono è l'inizio della posizione. Poi vado nell'estremità opposta che incapsula dove voglio questo, per dire, vado magari un po' più vicino. Ok, e faccio position 2 here. Ok, vedete che sono riuscito a incapsulare il mio oggetto in una gabbia. Ci sono anche altri modi per farlo. Adesso vi ho fatto vedere un paio di modi, cioè mi sono mosso proprio con il mio avatar. Tra l'altro, a volte potrebbe anche essere meglio vedere l'avatar da fuori. Comunque, abbiamo fatto questa cosa. Ora, a questo punto, io posso dare il comando barra barra save e poi chiamo ipercubo. E
ed è che mi ha salvato questo nodo, cioè questa mostra, questa cosa che ho fatto, questo schematic, se si dice a volte, me l'ha salvato. Dove me l'ha salvato, devo andarlo a prendere dentro dove c'ho maintest. Quindi vado vado dove ho nel mods, ma in realtà devo andare nel mio mondo, worlds, Edu 3D. Vedete che è comparso Schemes e qui c'è scritto ipercubo.ue. Ora questo è interessante perché ipercubo a questo punto è una cosa che io posso mettere in qualunque punto, nel senso che posso andare qui, dove sono, e faccio quello di prima, nel senso che faccio position 1 here, vedete che ha messo la posizione dove ero. E qui faccio slash slash load ipercubo. E come vedete lui prende e carica l'ipercubo nella posizione 1 in cui gli ho detto. Quindi in questo modo si può trasportare degli oggetti. Adesso qui è successo qualcosa. Ah, forse perché non poteva alzarla perché c'ero io. Allora, rifacciamo, mettiamo in nuova posizione, facciamo reset, ok? E poi facciamo set 1 anche. Facciamo pose 1. Ok. Pose 1 è lo stesso comando dato a mano e poi da qui nella posizione 1 gli faccio di nuovo il load ipercubo. Ecco, vedete che a questo punto l'ha messo giusto. Quindi come vedete siamo riusciti a mettere un cubo che ci proviene da un file schematico, l'abbiamo messo, schematico di un failetto, l'abbiamo magari spostato da internet verso un'altra locazione. E l'abbiamo poi messo o in un altro mondo o in un'altra parte. In realtà c'è anche il modo per spostare un oggetto già fatto. Supponete che avete un oggetto, una cattedrale, no? E che volete spostarlo perché è in una posizione sbagliata. Allora cosa facciamo? Prendiamo sempre la bacchetta, mettiamo la posizione 1, dunque facciamo F7, 7, allora posizione 1, 2, a questo punto non ce la fa muovere, e poi andiamo di qua, facciamo posizione 1, ok, allora posizione 2 è questa. Allora un altro modo per misurare, per fare queste cose qua, può essere anche quella di muovere le nostre cose, quindi la nostra, quindi facciamo move Y1, ecco, vedete che, ah sì, ha mosso tutto il blocco di ghiaccio, che non era proprio quello che volevamo. Set air, ok. Allora, non era move, andiamo un po' a una, vabbè. Diciamo che 1, 2, 3, insomma questa cosa qua. Proviamo a fare in modo tale che questa gabbia avvolga di nuovo il nostro oggetto. Andiamo in S e facciamo con la tecnica dell'expand. Quindi facciamo expand nella direzione. Ecco, possiamo anche dirgli Y. Y vuol dire la direzione verso cui stiamo guardando. Quindi expand Y. 2, ecco, vedete che dà l'ampliata di 2 e poi facciamo ancora expand y di 3, credo. Ok, quindi vedete che abbiamo ingabbiato il nostro oggetto. Ora a questo punto abbiamo già visto che la move ce lo sposta, quindi se noi facciamo move y 5 dovrebbe alzarcela in alto di 5. Perfetto. Quindi ce la sta spostando.
Oppure, infatti mi stavo confondendo prima perché in realtà io volevo solo shiftare la gabbia. Se vogliamo solo shiftare la gabbia, possiamo fare shift X, quindi bene, eravamo al shift, no? Quindi dicevamo che se noi facciamo lo shift, magari ci facciamo time 6000 giorno, ecco, dicevo lo shift shifta nella direzione in cui per dire, se noi volessimo, abbiamo detto che guardando a nord, vedete, la cosa è la Z, e quindi l'est sarà di qua, no? Quindi se noi vogliamo shiftarlo verso di noi, in pratica, beh, però in realtà abbiamo molti sistemi, possiamo fare shift X, appunto, quindi shift X 1. Vedete che ha spostato solo la gabbia, infatti la gabbia adesso non copre più tutto l'oggetto perché si è spostata di 1 a destra. Oppure potevamo anche dire, mentre eravamo, adesso sto lento perché sto facendo una cosa, potevamo anche probabilmente dire shift punto interrogativo, quindi vuol dire nella direzione in cui sto guardando, ma meno 1, quindi non nella direzione proprio in cui sto guardando, ma verso di me. Ok, e ottengo anche qui un effetto analogo. Okay? Quindi lo shift sposta la gabbia, se per caso l'abbiamo sbagliata a fare, mentre move prende la gabbia e e muove anche tutto ciò che c'è dentro, quindi fa proprio un movimento generale. Allora, adesso noi la riraccogliamo, questa cosa qua, e la spostiamo di nuovo invece di 2 per tener conto dell'oggetto, quindi facciamo shift punto interrogativo 2. Ok, quindi direi che adesso l'oggetto è a posto. Ecco, ora c'è una funzionalità, una delle ultime che volevo farvi vedere, che è quella che permette di replicare questo oggetto n volte e si chiama stack. Quindi se io ad esempio qui dico, mi sposto qua, guardo l'oggetto e gli dico stack, e poi gli dico di replicarlo 100 volte nella direzione in cui sto guardando, proviamo, eh. Stack 100 non funziona. Facciamo help stack. Allora, stack. Ok, quindi dobbiamo prima metterci punto interrogativo e poi 100. Quindi stack punto interrogativo 100. Qui sembra che, vediamo F10, cosa ha fatto? Sì, 3600 nodes, perfetto. Allora, cosa vuol dire 3600? Che se andiamo a guardarlo lateralmente, vediamo che lui ha preso il nostro oggetto e l'ha replicato 1000 volte, quindi abbiamo ottenuto una struttura. Immaginate quanto utile possa essere questo per poter costruire delle rotaie, insomma, lunghe, dei tunnel, eccetera, senza doversi. Anche perché i singoli elementi qui, adesso io li ho costruiti molto semplici, però possono essere dei segmenti di ponte, e quindi in questo modo potete costruire dei ponti arbitrariamente complessi. Quindi, riassumendo, torniamo ancora al nostro inventario. Ok, back. Quindi abbiamo visto di qua tutto quello che è sphere, dome, quindi sfere o cupole, cilindri, piramidi, spirale. Abbiamo visto che è possibile copiare o muovere. In realtà si può copiare la regione, sì. Una regione può essere copiata un po' più in su, un po' più in giù, insomma una sola volta, o mossa, e questo l'abbiamo visto. E in realtà,
Qui c'è un po' di problemucci. Oh, se no c'è anche la possibilità di fare lo stack, c'è la possibilità di tutta una serie di altre possibilità notevoli che però adesso non ve li sto a far vedere in tutti i dettagli. Forse l'unica cosa interessante è l'inspector, cioè se io clicco inspect, allora cosa succede? L'inspector ci permette di analizzare un blocco, che cos'è? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io, avendo un oggetto normale, vado vicino a un oggetto che non so chi è e lo puncio, nel senso gli do un pugno, così. Ah no. Ah no, devo farlo solo molto, molto delicatamente, altrimenti lo cancello. Vabbè, comunque vedete che c'è l'inspector che dice che queste sono delle scale. Se per caso appunto dovessimo ripristinare, basta andare, quindi l'oggetto che abbiamo preso da qualche parte ce l'ha messo nell'inventario, se è a posto, e lo ripristiniamo. Comunque il punch credo che non ci sia troppo bisogno di usarlo, perché vedete che io lo so chi è un oggetto, perché in alto mi compare maintest 0416. Vedete qua, no Lua JT, frame per secondo, tutta una serie di informazioni, ma soprattutto mi fa vedere l'oggetto a cui sto puntando, si chiama Stair Pine Wood, e mi sta anche dicendo la direzione su cui che sto guardando, con anche gli angoli, i gradi. Vedete, yaw sarebbe la direzione, quindi 0 è il nord, in questo caso siamo leggermente spostate rispetto al nord. Infatti se noi adesso qui per dire ci muoviamo proprio esattamente a nord, non me lo lascia spostare perché sto facendo le cose, ma comunque siamo più o meno attorno ai 360 gradi. Ok, tutti i comandi di Word Edit sono li potete vedere qui con help. Quindi F10, vediamo tutti questi comandi tipo barra 1, barra 2, load, pyramid, load, eccetera, eccetera. Ma visto che qui sono in formato molto sintetico, vi conviene andarli a vedere poi su internet. Vedete che se, dove c'è scritto Word Edit 2 abbiamo, dunque non qua, ma nella finestra principale dovrebbero esserci innanzitutto un tutorial dove vi spiega bene come fare un po' di cose di base e che ho messo anche nella mia, diciamo, nel mio documento che poi vedrete e poi soprattutto chat command references. In questi chat command references vedete che ci sono tutti i comandi, quindi pyramid, DOM, hollow DOM, eccetera, eccetera, e capite quindi come operare.